Cuoco chef. Io sono l'antica, sono un cuoco. Porta dei piatti della sua cultura. Porto dei piatti della mia cultura, della cultura veneziana, diciamo, e qui la interseco con la cultura ebraica, che si incrociano, insomma, ma d'altronde Venezia veramente era l'ombelico del mondo. E i buoni veneziani prendevano tutto da tutti e quindi anche dagli ebrei. Lei ha mai sentito la parola drammaturgia? L'ho sentita, ma non ne conosco appieno il significato. Stiamo cercando anche noi di capirlo. Zia, sì, scusa. Ma no, ma non sai che non bevo vino? Dai, dai, dai. Lascia stare. Così è l'unità enologica della scientifica. Le posso leggere un frammento. Qua son dei gravioli, targhe di zucchero, mostaccioli di San Bastiano. Via al fondo una policia e son versi, in fede mia. Credo che mi sia stato recapitato questo indizio che proviene dal candelaio di Giordano Bruno, perché fa riferimento alla persona che sto cercando, si chiama Lucia Calamaro, appunto, e che so anche essere un amante del piatto che lei in qualche modo cucina, Mejadra, se dico bene. È nata a Roma, ma si è trasferita molto giovane a Montevideo, seguendo il padre diplomatico, quindi in Uruguay. Quindi la prima parte della sua formazione è stata in Sud America, per poi ritrasferirsi a Parigi, dove ha seguito il grande Mimmo Lecoq, e poi finalmente nel 2002 a Roma, dove ha fondato la sua compagnia, che si chiama Malebolge, con la quale ha fatto spettacoli che hanno fatto di lei sostanzialmente una delle più rilevanti drammaturghe italiane, autrici, drammaturghe e registe italiane. Spettacoli importantissimi quali Tumore, quali L'origine del mondo, che l'ha fruttato anche un premio UBU per la drammaturgia, quali appunto La vita ferma, e lo spettacolo che dovrebbe portare in Biennale, sempre che ovviamente riusciamo a trovarla, che si chiama appunto Nostalgia di Dio, è anche uno dei motivi per cui sono qua, dove Lucia in realtà si interroga sulla ricerca della sua fede. E se dovesse per caso incontrarlo, se l'ha già incontrata, le chiedo per favore di farmelo sapere attraverso un messaggio telefonico, che lascerò comunque un recapito. Grazie mille, in quanto Mejadra. Anch'io sono molto curioso, anche se viaggio poco. Mi piacerebbe assaggiare un po' il piatto, se possibile.